Buongiorno, io sono Alberto Salomone, sono professore associato presso il Dipartimento di Chimica dell'Università di Torino, sono un tossicologo forense, quindi da quasi 20 anni lavoro nell'ambito della determinazione delle sostanze stupefacenti e anche dopanti in campioni biologici soprattutto, ma anche in campioni sequestrati. Ho l'onore di chiudere questo ciclo di conferenze parlandovi di sostanze stupefacenti e sostanze dopanti nella società moderna. Ovviamente questo è un argomento molto esteso, di interesse collettivo, e per cui cercheremo di fare più che altro una carrellata su alcuni aspetti salienti di questo argomento. Se fossimo in presenza, o se chiedessi con qualcuno di voi, ad ognuno di voi, di dirmi quali sono le sostanze stupefacenti più diffuse, probabilmente avremo un elenco ricorrente con alcune principali sostanze, magari legato a quello che sono state anche le esperienze personali o l'epoca in cui, il periodo in cui ognuno di noi ha vissuto. Però ecco, la situazione oggi è diversa. Il mondo delle sostanze stupefacenti è cambiato e posso dire, senza paura di essere smentito ovviamente, che è cambiato per sempre. Ecco, so quando potremo verificare se questo cambiamento è per sempre oppure no. Ed è cambiato soprattutto perché esistono da alcuni anni a questa parte delle nuove sostanze psicoattive, normalmente chiamate con la sigla NSP in italiano, NPS in inglese, che sono sostanze di sintesi, sostanze che mimano gli effetti, le attività soprattutto sui recettori delle sostanze stupefacenti tradizionali, e fanno riferimento a classi di composti eterogenee molto diverse, e sono ogni anno segnalate sul territorio europeo e internazionale in numeri enormi. Centinaia di nuovi composti ogni anno vengono sintetizzati in qualche laboratorio e introdotti sul mercato. Certe volte sono proprio dei fenomeni passeggeri, certe volte invece sono sostanze che rimangono anche per lungo tempo sul mercato. Sono sostanze con attività soprattutto di tipo stimolante, ma anche allucinogeno, sedativo. E quindi se eravamo abituati in passato ad avere a che fare con dei nomi classici, no? Cannabis, morfina, cocaina, PCP, LSD, già forse sono nomi un po' meno noti, ma insomma tradizionalmente erano poche sostanze quelle con cui si aveva a che fare. Oggi dobbiamo avere a che fare con nomi e sigle completamente diverse e spesso anche molto complicate. La colpa di questo è nostra, cioè dei chimici. I chimici sono in grado quindi di sintetizzare delle nuove sostanze psicoattive agendo su una struttura base, su un nucleo base che avrà quindi una certa attività farmacologica, e poi sostituendo sulle catene laterali in maniera molto variegata queste molecole per crearne appunto di nuove, e tant'è che addirittura già nei primi anni 2000-2009 la polizia di Israele, dove evidentemente c'è un'attività di sintesi particolarmente vivace, riportava questa sorta di tavola periodica delle sostanze sostanze sintetiche di tipo stimolante, cioè tutti analoghi dell'anfetamina o della metanfetamina soprattutto. Ma questo vale anche per i cannabinoidi sintetici, cioè se questa è la struttura del THC, del deltanoide THC, cioè il principio attivo dell'hashish e della marijuana, negli anni abbiamo visto la comparsa di cannabinoidi sintetici di seconda, terza, quarta, quinta generazione, con strutture sempre leggermente diverse, ma soprattutto con un'attività farmacologica sempre più potente. Uno cannabinoide di ultima generazione può essere circa 100 volte più potente del THC. E questo introduce un primo aspetto che sarà ricorrente in questa mia presentazione, cioè il rischio per la salute. È evidente che se un consumatore è abituato a fumare uno spinello, magari mettendoci dentro 100 mg di THC, e la sostituisce con la stessa quantità di THC con un cannabinoide sintetico, l'effetto sarà moltiplicato in maniera esponenziale, con conseguenze imprevedibili, soprattutto per il consumatore.
Questo ovviamente è possibile, questa diffusione di sostanze, perché siamo in una società globale, viviamo in un mercato senza confini, dove internet soprattutto permette la diffusione di qualunque tipo di sostanze. E quindi esistono dei posti, dei siti dove si vanno a comprare queste sostanze. E su questi siti le sostanze si comprano con i soliti sistemi, le carte di credito, le criptovalute, e si ricerca in questi siti le stesse cose che si ricercano in qualunque sito di shopping online, cioè la qualità, la convenienza, l'ampia offerta, anche il feedback, il rating dei venditori. E poi c'è ovviamente il dark net, in cui esistono i motori di ricerca per comprare qualunque tipo di sostanza. Si possono comprare le stesse sostanze che sono sulla strada, ma si possono comprare anche appunto queste NPS, queste nuove droghe. E il fenomeno che già era importante prima è proprio definitivamente esploso con la pandemia, con le restrizioni agli spostamenti, ai trasporti, soprattutto quegli aerei, alle limitazioni agli spostamenti su strada, semplicemente alla possibilità di incontrare lo spacciatore sulla strada, ha fatto sì che il ricorso a questi mercati su internet sia aumentato moltissimo, anche perché aumentava comunque una richiesta di certe sostanze che si consumano soprattutto in ambiente domestico, comunque in ambiente privato. E quindi cosa succede quando si cerca di comprare queste sostanze? Ci si trova di fronte a un'enorme lista di sigle, di nomi, di composti, che ovviamente non sono mai stati valutati farmacologicamente, sono, possiamo dire, esperimenti. Il consumatore non sa che cosa sta comprando la maggior parte delle volte, spesso vuole anche sperimentare, quindi prova delle nuove sigle, ma l'effetto poi è assolutamente imprevedibile. E non è detto che c'è una certa sigla corrisponda sempre allo stesso principio attivo. Certi prodotti che si trovano sul commercio, su questo tipo di commercio, hanno dei nomi, ma poi il principio attivo che è contenuto dentro questi prodotti è assolutamente sconosciuto. E quanti potrebbero esserci? In certi prodotti sequestrati, analizzati, si trovano anche 5 principi attivi diversi. Quindi quanto ce n'è di principio attivo? Qual è il principio attivo? Quanti principi attivi diversi ci sono? Sono tutte domande che non hanno una risposta quando un consumatore acquista una di queste sostanze, e spesso l'esito è che ne fa un uso inconsapevole. Ripeto, sia in termini di quantità di sostanza assunta, sia in termini di qualità di sostanza assunta. Ed esistono diverse ricerche che hanno dimostrato che questo fenomeno esiste ed è pericoloso. Io ve ne cito solo una, perché è quella che mi ha riguardato più direttamente, che è una ricerca che abbiamo condotto, e in questo siamo stati anche pionieri. Una ricerca, dicevo, che abbiamo condotto con la New York University, in cui abbiamo proposto dei questionari a soggetti che si affacciavano a dei contesti del divertimento, quindi probabilmente andavano ad assumere sostanze o avevano assunto sostanze in passato, e su questi soggetti, oltre a raccogliere le risposte sulle loro abitudini al consumo, abbiamo anche raccolto i campioni di capelli per confrontare effettivamente quali sostanze avevano questi soggetti utilizzato rispetto a quali sostanze i soggetti dichiaravano di aver utilizzato. E al di là della frequenza di sostanze tradizionali, spesso abusate, poliabusate, no? Assunte in maniera multipla, vediamo che compaiono sì anfetamina, ecstasy, cocaina, ketamina, THC, ma compaiono anche le nuove sostanze psicoattive, e soprattutto troviamo che su 34 soggetti che dichiaravano di aver usato 3-4 metilendiossimetanfetamina, che è il principio attivo dell'ecstasy, questi 34 dichiaravano di non aver mai usato sali da bagno, che è un nome con il quale vengono o venivano diffusi certi catinoni sintetici, o comunque di non aver mai utilizzato sostanze sconosciute. Ebbene, tra questi 34, il 40% in realtà riportava poi nei campioni di capelli anche altre sostanze. Oltre alle MDMA, sostanze appunto NPS, in alcuni casi addirittura solo un NPS. Quindi evidentemente questi soggetti compravano da qualche parte dei cristalli o delle pastiglie pensando di avere a che fare con ecstasy, in realtà assumevano qualcos'altro. E questo evidentemente crea ancora una volta un problema di
rischio per la salute enorme, perché quando il soggetto non sa che cosa sta per assumere, non è in grado di prevederne gli effetti ed eventualmente gestirli. E l'abbiamo visto anche per altre sostanze, per la chetamina, normalmente non, il consumatore non sa che l'assume perché spesso viene introdotta come sostanza da taglio di altre sostanze, ad esempio la cocaina, si chiama CK, Calvin Klein, cocaina e chetamina insieme, però il consumatore non è consapevole di queste cose. E poi c'è il problema più recente, il problema degli oppioidi sintetici. Il Nord America, Stati Uniti, ma anche Canada, sono afflitti da questa vera e propria epidemia di oppioidi, per cui ogni anno vengono riscontrate nuove molecole. Il fentanyl è un oppioide sintetico più comune, ma ne esistono di analoghi, anche in questo caso in numero enorme. E ogni anno ci sono decine di migliaia di morti da overdose per questi oppioidi sintetici. Una vera e propria strage, che avviene perché il fentanyl e gli analoghi ovviamente sono molto più potenti dell'eroina. Una morte da overdose di eroina di solito può, mediamente avviene in circa 30 minuti. Quindi se l'intervento è tempestivo con gli antagonisti come il Narcan, cioè il naloxone, si riesce a prevenire il decesso da eroina. Con il fentanyl questa cosa è molto più difficile, perché la morte da overdose di fentanyl è molto più rapida. Quindi non c'è materialmente il tempo per un intervento tempestivo con il Narcan. Inoltre, il Narcan o naloxone, che è il principio attivo, pare che abbiano un'affinità ridotta rispetto, una capacità antagonista ridotta rispetto al fentanyl, per cui servono molte più dosi di Narcan per compensare un'overdose da eroina, per compensare un'overdose da fentanyl servono molte più dosi di Narcan piuttosto che per un'overdose da eroina. Quindi il mercato è cambiato completamente perché esistono queste nuove sostanze di sintesi. Il problema, il mercato è cambiato anche però per le droghe tradizionali. Eroina e cocaina non tanto, perché sono poi sostanze da strada, quindi dipende dal contesto quanto e come vengono tagliate. Per le anfetamine, MDMA, ecstasy, esistono dei casi di segnalazione di pastiglie con contenuto di principio attivo molto elevato, quindi di nuovo grave rischio per la salute del consumatore. Ma in maniera molto più sistemica è quello che si osserva per la marijuana e per l'hashish. È una situazione globalizzata, uguale nel Nord America, dove il principio attivo THC ormai mediamente nella marijuana è sopra il 15%, e 20 anni fa eravamo su tra l'1 e il 5%, e succede in Europa con un raddoppio del livello medio di principio attivo nella cannabis sequestrata in Europa negli ultimi anni, succede anche in Italia, sempre con questo incremento del contenuto in percentuale di THC. E poi è successa un'altra cosa negli ultimi anni, un fatto clamoroso per la marijuana, che è diventata legale. Non in tutto il mondo, ma in certi paesi, in Nord America di nuovo, alcuni stati degli Stati Uniti, in Canada. Quindi un fenomeno che coinvolge milioni di persone, facilita ovviamente l'accesso alla marijuana, che è diventata legale non solo per scopo ricreazionale, per scopo terapeutico, ma anche per scopo ricreazionale. E questa legalizzazione pone alcuni aspetti collaterali che esulano dal contenuto di questa mia presentazione, che però voglio citare lo stesso come riflessione. Uno è cosa fare degli enormi ricavi che si hanno in termini di tasse, si parla di miliardi di dollari incassati dallo Stato tramite la legalizzazione della marijuana. Ad esempio nel Colorado decidono di investire una buona percentuale nelle scuole o nella ricerca. C'è poi il problema di sicurezza sulle strade, negli incidenti. Questa è la curva che descrive l'incremento delle prescrizioni mediche per uso di marijuana a scopo terapeutico in Colorado. Quindi c'è un incremento del numero di prescrizioni enorme, e dal momento in cui entra in vigore l'uso lecito della marijuana si osserva un incremento nel tasso di incidenti
letali nei quali viene coinvolto un guidatore positivo al THC, al principio attivo della cannabis. Quindi probabilmente questo problema di sicurezza sulle strade esiste, anche perché questo incremento non si osserva per l'alcol. Cioè, nei casi di incidenti letali in cui il guidatore era positivo all'alcol, rimane, si osserva una certa costanza, e quindi questo effetto probabilmente non c'è. È interessante anche il punto di vista dei canadesi. I canadesi dicono che da quando è stata legalizzata la marijuana è aumentato il numero di soggetti che vengono riconosciuti, di soggetti guidatori che vengono riconosciuti positivi alla marijuana. Sapete che in Nord America vale il, quello che si chiama il Drug Recognition Expert, cioè l'agente di polizia è formato per riconoscere tramite i sintomi un soggetto che abbia fatto uso di marijuana, e nel caso lo riconosca, questo soggetto può essere sanzionato. I canadesi ritengono che sì, è vero che c'è stato un incremento in questa casistica, ma è anche vero che c'è un noise, un rumore di fondo legato all'incremento della formazione degli agenti di polizia che sono più in grado di riconoscere questi casi. Quindi è da valutare, in questo, secondo questi certi autori, quale sia effettivamente l'effetto della legalizzazione della cannabis sulla guida. Quindi lo scenario, il panorama delle sostanze stupefacenti è estremamente complesso e ovviamente estremamente pericoloso. Come sempre, educazione e formazione sono approcci utili, importanti. Si può lavorare anche sulla prevenzione e sulla riduzione del danno. Esistono diversi approcci. Uno che voglio citare è quello cosiddetto drug checking, sempre più diffuso in diverse parti del mondo, e semplicemente si basa sull'analisi della sostanza che il consumatore sta per assumere. Cioè, in certe situazioni il soggetto consegna la sostanza a un tecnico che, attraverso diverse tecniche analitiche, fa una rapida analisi di questa sostanza, qualunque essa sia, e restituisce un risultato. Informerà quindi il consumatore di cosa questa persona sta detenendo e sta per assumere. Il consumatore quindi deciderà, sulla base di questo esito, se assumere la sostanza oppure no. Magari deciderà, se scopre che il contenuto in termini di principio attivo è estremamente elevato, deciderà di assumerne di meno. Magari, se scopre che il tipo di principio attivo non è quello che lui immaginava, quindi magari una NPS, una nuova sostanza invece della solita ecstasy, per dire, magari decide di non assumerlo completamente. L'ultima parte invece vorrei fare una rapida descrizione di quello che è la situazione delle sostanze dopanti nello sport. Al momento il controllo e l'armonizzazione dei controlli dell'uso di sostanze dopanti per gli atleti agonisti è in mano a un'unica agenzia mondiale antidoping, la WADA, e l'ispirazione razionale che c'è alla base dell'antidoping è quello di tutelare la salute dell'atleta. Quindi, in questo senso, qualunque sostanza che possa creare un rischio per la salute dell'atleta è proibita. E per la maggior parte delle sostanze vale un approccio più, diciamo, di tolleranza zero. Cioè, basta la presenza di questa sostanza o di un suo metabolita nel campione di sangue e di urina perché l'atleta venga squalificato. Anche nel caso di assunzioni involontarie o accidentali, l'atleta è sottoposto, subisce le stesse punizioni, a meno che non riesca a dimostrare che questa assunzione è avvenuta senza colpa, cioè è stata appunto accidentale. Però si osserva, quindi si assiste a un'inversione dell'onere della prova, quindi l'atleta rimane colpevole fino a prova contraria. E questa cosa delle contaminazioni non è così improbabile, eh. C'è un caso forse più eclatante, quello del clostebol, dell'acetato di clostebol, che è il principio attivo contenuto in una pomata, il trofodermin, molto diffuso in alcuni paesi, soprattutto in Italia. E in una ricerca, un'osservazione fatta dal laboratorio antidoping di Roma, laboratorio antidoping WADA di Roma, in questa ricerca hanno osservato che in 15 anni l'80% dei risultati di positività al clostebol era a livelli molto bassi, sotto 2 nanogrammi millilitro, cioè meno di 2 parti per miliardo
di metabolita nel campione di urina. Quindi hanno provato a fare una valutazione dell'assorbimento transdermico e nello studio più, nelle varie sperimentazioni, quello più interessante, più secondo me clamoroso è questo, cioè una volontaria si era spalmata 5 grammi di pomata e aveva poi 30 minuti dopo stretto la mano ad altri 7 volontari, ebbene 6 di questi 7 volontari sono poi risultati positivi a livelli bassissimi nel metabolita di clostebol in urina. Quindi la contaminazione probabilmente per certe situazioni molto particolari esiste. Comunque diciamo che tutte le sostanze sono proibite a patto che rientrino, rispettino almeno 2 di questi criteri, cioè la possibilità di aumentare la performance, rappresenta un rischio per la salute o viola lo spirito dello sport. Se una sostanza rispetta 2 di questi 3 criteri, automaticamente può essere inclusa nella lista delle sostanze proibite della WADA. Per cui in questa lista entrano tantissime molecole, sia di tipo chimico che di tipo biologico, quindi steroidi anabolizzanti, ormoni peptidici, ormoni della crescita, beta-agonisti, eccetera. E poi compare sempre una formula per cui sono proibite anche altre sostanze con struttura chimica simile o simile effetto biologico, cioè non ci si limita a un elenco di sostanze, ma se dovesse essere prodotta in maniera anche clandestina, semiclandestina, una nuova sostanza, che però mantiene un certo tipo di effetto, allora automaticamente va considerata come proibita. Il laboratorio per analizzare queste sostanze ha diverse strategie. La più comune è quella mirata. Si possono analizzare queste oltre 300 sostanze con metodi classici di un laboratorio chimico. Diciamo che il 90-95% di queste molecole è rilevabile con uno spettrometro di massa. Però certe molecole possono sfuggire a questi approcci mirati e uno dei casi più clamorosi ormai ha quasi 20 anni è quello del tetraidrogestrinone, che infatti veniva chiamato The Clear perché non veniva riconosciuto dalle analisi, fu scoperto solo perché un atleta che lo utilizzava lasciò una siringa contenente questa sostanza al laboratorio antidoping e quindi scoprì che anche in questo campo esiste la produzione di nuove molecole per cercare di sfuggire ai controlli. E quindi i laboratori WADA sviluppano approcci alternativi, approcci indiretti, non mirati sulle sostanze ma su altro tipo di valutazione. Per esempio il passaporto biologico, sia con il modello ematico, sia con il modello steroideo sull'urina. E come funziona? Si basa sulla statistica bayesiana, si crea un intervallo di normalità sulla popolazione e questo intervallo viene poi ristretto progressivamente sulla base dei risultati ottenuti sui campioni dell'atleta ai controlli longitudinali. Quindi quando i risultati di un campione prelevato da quell'atleta dovessero mai uscire da questi limiti di regolarità, di normalità, chiamiamoli così, allora scatta un approfondimento per cercare di capire se questa anomalia è, per esempio, fisiologica, dovuta a una patologia o invece all'uso di una qualche sostanza proibita. E ancora più recentemente ci sono ulteriori studi che sfruttano l'avanzamento tecnologico, quindi spettrometrie di massa ad alta risoluzione e metodi chemometrici, potremmo dire di intelligenza artificiale, per riconoscere steroidi anabolizzanti anche sconosciuti o di nuova introduzione. Ma alla fine, quanto sono diffuse queste sostanze nello sport agonistico? È difficile dirlo. Ovviamente gli atleti non sono molto inclini a confessare l'uso di sostanze, perché è proibito, perché c'è una stigmatizzazione della società, perché in alcuni stati come l'Italia è anche un reato penale. E inoltre i metodi per doparsi e per sfuggire ai test antidoping sono in continua evoluzione. Solo per fare un esempio, molti atleti si allenano in posti remoti in cui è molto difficile organizzare un controllo a sorpresa. Quindi dati realistici sul consumo di sostanze non ci sono. C'è questa, vi cito solo questa meta-analisi molto recente che è basata soprattutto su self-report attraverso questionari anonimi somministrati ad atleti agonisti ed emerge che la prevalenza sia compresa negli sport a seconda degli studi tra lo 0% o addirittura il 73%, anche se poi la maggioranza di questi studi riporta una prevalenza sotto il 5%. E i dati di positività raccolti da tutti i laboratori WADA del mondo riportano dati
forse leggermente più bassi, cioè negli sport olimpici siamo in una positività tra lo, circa 0,7 e 0,8%, negli sport non olimpici leggermente superiore per una media dell'1,1-1,2% di positività a una qualunque delle sostanze proibite in campioni di atleti professionisti. Le sostanze che si ritrovano più spesso sono steroidi anabolizzanti. E c'è ancora però da dire una cosa, cioè nel, ovviamente gli atleti si dopano per, perché conta la vittoria, l'unico desiderio è quello di vincere, e quindi nello spirito della, dei controlli antidoping in cui si cerca di preservare la salute dell'atleta, vengono proibite tutte le sostanze che in qualche modo possono aumentare la performance. Quindi se aumenta la performance e probabilmente saranno sostanze che saranno utilizzate e quindi vengono ricercate e proibite. Ma no, forse il problema non è solo questo. È stato, è riportato che molti atleti sono, diventano dipendenti dalle benzodiazepine, che assumono la sera per dormire meglio e quindi recuperare dalla fatica o essere più riposati per il giorno dopo se c'è la gara, o per compensare un abuso di, magari di caffeina presa per aumentare i ritmi di allenamento. E poi gli atleti sono comunque persone che vivono nella nostra società, che come abbiamo visto è contaminata da un numero enorme di sostanze stupefacenti, ed è interessante in questo caso un ultimo aggiornamento recentissimo della WADA, per cui se un atleta dimostra di aver assunto una di queste sostanze, cioè cocaina, ecstasy, eroina o THC, out of competition, fuori dalla competizione, allora si riconosce che il problema è un altro e quindi la sanzione è ridotta. Come si fa per limitare questo, questi fenomeni? Ovviamente sempre controllo, educazione, formazione, ma anche monitoraggio probabilmente in questo caso, e quindi si ricercano strumenti che possono essere poco invasivi, più economici, facili da trasportare, e in questo caso il prelievo di sangue capillare e l'analisi e il trasporto attraverso delle card, quindi un utilizzo dei cosiddetti dried blood spot, sembra molto promettente. Non abbiamo parlato di atleti agonisti, di atleti dilettanti amatoriali giovani, che è un altro mondo enorme, che coinvolge milioni di persone, dove non c'è nessun controllo, c'è l'accesso a qualunque sostanza che viene assunta per il culto dello, del corpo, per migliorare la performance, ed è difficile sapere quanto è effettivamente la diffusione, probabilmente molto maggiore di quella degli atleti agonisti, molto più pericolosa perché non c'è nessun tipo di controllo medico. È pericolosa in un certo senso perché finanzia le, gruppi criminali o mafie di diverso tipo, e ovviamente anche qua ci troviamo di fronte a dei prodotti che escono da laboratori clandestini o semiclandestini, quindi farmaci contraffatti in cui il contenuto è totalmente imprevedibile. E ancora una volta intendo sia in termini di qualità di principio attivo e quantità di principio attivo. E poi anche qua, come per le sostanze stupefacenti, internet gioca un ruolo fondamentale. Concludo con un'ultima considerazione. Abbiamo visto quindi che il sistema di controllo dell'antidoping è basato su un'idea di identificazione della sostanza nel campione biologico e punizione dell'atleta trovato positivo. Alcuni autori individuano in questo un paradosso dello sport, cioè l'atleta, il razionale dell'antidoping mira alla tutela della salute dell'atleta, ma allo stesso tempo non contempla nessun approccio basato su sistemi di riduzione del danno, e quindi certi autori suggeriscono che forse qualche altro approccio potrebbe essere sperimentato, se non addirittura delle, chiamiamo le stanze del buco per la somministrazione controllata delle sostanze, almeno dei sistemi di depenalizzazione che possano in qualche modo rompere o ridurre quel classico, tipico muro di omertà che avrebbe probabilmente impedito il verificarsi di alcuni casi clamorosi della storia del doping più recente. Ho concluso. Se avete domande o suggerimenti o proposte di collaborazione, potete contattarmi via mail o tramite i social network. Vi ringrazio per l'attenzione.